siamo il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, circoscrizione Nord-Est. Nella nostra commissione abbiamo deciso di occuparci del tema del rispetto. Abbiamo deciso di fare un film che parli di come noi non rispettiamo le cose che ci circondano, anche le persone, gli altri, tutto quello che ci circonda. E abbiamo parlato anche del rispetto degli oggetti e dei comportamenti tra i compagni e tra le maestre e dell'ambiente. Abbiamo coinvolto in questo progetto i nostri compagni di classe. È importante rispettare il bene pubblico, perché se rompo un banco non ce l'avrò più. Se tratto male un amico, lo perderò. Abbiamo scelto il tema del rispetto e dovevamo fare un'iniziativa e abbiamo buttato giù delle idee e ci è saltata all'occhio questa di fare un film. Abbiamo scritto la abbiamo storia. Abbiamo scritto la storia. La trama. I personaggi. E poi abbiamo iniziato a girare le scene. Ulisse diventa irrispettoso, contagia la città e alla fine torna normale per una sua scelta. Un bulla gli ha starnutito addosso e gli ha trasmesso una malattia che si chiama trasgressite acuta. Il virus che si trasmette tramite questo starnuto. E questa malattia dopo un po' contagia tutti, perché Ulisse lo può contagiare una sua amica, poi la sua amica contagia tutti, sia alla scuola, a tutte le parti. Quindi dopo il mondo è triste, non è bello. Abbiamo cercato di rappresentare la maleducazione come un virus, cioè... Sì, è un contagio, perché se inizio ad essere maleducato, poi l'altro mi ricopia e quindi iniziamo ad essere tutti maleducati. Ma perché oggi è importante parlare del rispetto? Perché oggi molta gente è dimenticato, cioè non si sa neanche cosa vuol dire. Sembra che non esista quasi più. Per noi la maleducazione, ci siamo resi conto che è anche una cosa che è attorno a noi, tra i nostri compagni e anche tra di noi. C'è molta gente che si malmena, si picchia, si dice parolacce, poi cioè fa gesti, molte... Rovina cose pubbliche, sì, tipo i bagni, i banchi. Tanto per fare qualche esempio, i muri. Il titolo del nostro film è Se cambio io cambia il mondo e vuole spiegare che se cambio io divento rispettoso possono cambiare anche gli altri. Quindi tipo, se io non butto più la cartaccia per terra, gli altri mi vedono che non la butto più e quindi capiscono che non lo devono fare loro. Siamo come un esempio. Se cambio io è una parola che noi vogliamo espandere nel mondo, nel senso che se io faccio una cosa buona, magari dopo gli altri vedono, cioè anche gli altri pensano che sia una cosa buona e la fanno e magari cambiano. È un po' come esempio. Cioè, praticamente se cambiamo noi, cioè, la gente che ci sta intorno è più portata a cambiare anche lei. Dobbiamo essere noi a fare il primo passo e facendo il primo passo anche gli altri facilmente cambierebbero. Che se cambio io e gli altri mi vedono, magari gli altri lo vedono e poi tipo... cambiano anche loro. E se cambiano gli altri cambia il mondo. È stato divertente perché comunque sono cose che, cioè, mi hanno aiutato anche a me a diventare più rispettoso. È stato un po' difficile seguire tutti gli spostamenti, fare le prove, di fare riprese molte volte c'era sempre quel piccolo errore che ti doveva far rifare tutto, però alla fine mi sono divertito. A volte è difficile fingere di fare certe cose o certe espressioni e viene da ridere, però è anche molto divertente. Okay. Ci hanno aiutato le nostre classi. E i nostri compagni di scuola, le maestre, le professoresse, i genitori, gli amici anche. In che modo vi hanno aiutato? Ci hanno aiutato a girare le scene. Sì, sono state anche loro protagonisti. Le idee.
sono stati anche loro protagonisti del nostro film. No, sono state coinvolte direi anche moltissime persone, e a parte noi del CCR, anche ad esempio tutta la mia classe, la professoressa Mammi. L'Einstein soprattutto, poi la Marconi, la Samorante e la Mammi Rome. E se uno diventa rispettoso, dopo contagia tutti e quindi dopo tutti diventano rispettosi. Vogliamo dare un messaggio di cambiare e di essere più rispettosi. In questo film non vogliamo dire che noi siamo perfetti, che noi sappiamo fare tutto, perché anche noi abbiamo dei nostri difetti e quindi ci vogliamo però impegnare e fare... ci vorremmo impegnare a diventare più rispettosi, e quindi è anche questa qua la proposta di impegnarsi. Un piccolo cambio lo dovremo fare.